dov'è? Qui. Che roba? Vai, vedi. Ma che cazzo vuoi? Sei che è un mezzo! Oh. Che cazzo te la do? Oh! Giochiamo una cosa! Calma! Thank you.
finitela! Finitela!
Bella,
aspetta. Va. Sinistra, sinistra. Fallo, fallo, fallo! Fallo! Dai, 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 assi.
Allora, ottava giornata anche per l'Over Elite, SG 44 contro Terzo Tempo, finisce con un netto 10-3, SG padroni del campo, anche se nella prima parte della gara siete passati in vantaggio 2-0, poi vi siete un po' addormentati, poi nel secondo è stato un delirio. Sì, la partita è andata così, per noi era un po' una partita da vincere a tutti i costi, perché così rimaniamo abbastanza attaccati al treno di quelle che fanno i playoff. Primo tempo ritmi blandissimi come ci capita spesso, poi secondo tempo loro erano iniziati a contatti, quindi abbiamo sfruttato questa loro non possibilità di fare i cambi. Abbiamo spinto un po' di più e abbiamo fatto tanti gol. Siamo contenti, va bene così, vediamo per la prossima, dai. Adesso la qualificazione più vicina per voi, come dicevi tu, bisogna sperare nelle ultime tre partite, bisogna far bene nelle ultime tre partite. Diciamo che sì, sulla carta abbiamo due partite difficili, una che ce la possiamo giocare, però anche con quelle difficili proviamo a giocare, poi vediamo. Se giochiamo ordinati, se giochiamo ordinati ce la possiamo fare, se invece iniziamo a sbragare perdiamo con tutti. Terzo tempo invece, un primo tempo non male, niente male, una reazione dopo i due gol subiti, poi nel secondo non c'è stato più niente da fare. Permettimi di cogliere il tuo assist. C'è stato un primo e c'è un terzo tempo. Abbiamo perso il secondo tempo. Il secondo non c'è stato. Sì, effettivamente siamo rimasti sulle gambe. Abbiamo provato a gestirci, appunto, come diceva lui prima, sapendo di essere in sette. Abbiamo provato a gestirci, però non è solo stasera. Diciamo che siamo arrivati a questo punto un po' troppo sulle gambe, quindi dispiace perdere in questo modo, dispiace magari anche gli avversari non, a un certo punto magari rischiano di non divertirsi neanche, perché è fin troppo facile. Rimane un primo tempo giocato dignitosamente e vabbè, l'atteggiamento serio che comunque ci contraddistingue. Poi abbiamo perso l'ennesima partita, pazienza, vediamo di recuperare un po' di energie per le prossime partite. Le ultime tre, almeno un punticino bisogna farlo ancora. Speriamo, dai, vediamo, ci dà proviamo. Dà fastidio a qualcuna. Ci proviamo. Giusto, giusto lo spirito. Complimenti ragazzi, in bocca al lupo. Grazie, ciao. Ciao.